È stato un gran signore, è riuscito a superare nel suo impegno civico le divisioni che si sono create, che si creano per le diverse concezioni del mondo. Ha sempre messo al primo posto il bene della collettività. Era del 39, quando questo paese aveva pochi ragazzi, anche di gente umile e semplice, che potevano studiare e che hanno studiato. È stato uno dei pochi laureati di quella stagione. È riuscito ad avere una qualificazione professionale alta, è stato dirigente e ha conosciuto il mondo, perché ha girato tutto il mondo e ha cercato di portare sempre l'esempio migliore delle sue conoscenze e delle sue competenze.